mi trovo in compagnia di Felice Saladini, noto imprenditore italiano, perché proprio in questi giorni nasce il nuovo gruppo AQR. Ne vogliamo parlare, Felice? Sì, AQR in realtà nasce ormai più di 10 anni fa attraverso i servizi che offriamo ai grandi committenti come Eni, TIM, Findomestic nel mondo delle telco, delle utility, del finanziario, del mondo finanziario. Qualche giorno fa abbiamo concluso un'operazione molto importante per il nostro gruppo, un'operazione che ha salvato 1.400 posti di lavoro in giro per l'Italia. È un'operazione che ci consente di continuare a crescere ed è un'operazione che ci consente di avviare ancora quel processo di crescita che stiamo portando avanti ormai da un triennio attraverso acquisizioni, attraverso una crescita organica interna. E puntiamo entro il 2023 a raggiungere i 100 milioni di fatturato, a continuare a dare posti di lavoro. Consideri che oggi il gruppo dà oltre 4.000 posti di lavoro in giro per l'Italia e vogliamo nel prossimo anno, entro i prossimi 12 mesi, dare altrettanti posti di lavoro su tutti i territori italiani. Puntiamo a un obiettivo fisso, che sono i 1.000 posti di lavoro nei prossimi 12 mesi, e stiamo facendo di tutto, insomma, per traguardarlo. Ecco, il dato più rilevante sono proprio questi 1.400 posti di lavoro in un'Italia che è dilaniata dall'epidemia, dal Covid-19, dove molte aziende però hanno perso capitale umano. E invece lei, Felice, in questo universo come si iscrive oggi? Sì, purtroppo il Covid ha ammazzato un po' tanti settori che di questa malattia ne hanno fatto anche una malattia economica. Per fortuna noi siamo riusciti a salvarci da questo punto di vista, perché siamo riusciti in brevissimo tempo, a marzo, a trasportare le nostre persone in smart working. Lo smart working, che è diventato un nuovo modello di lavoro, ci ha dato ovviamente una grande mano a portare avanti i nostri fatturati, i nostri obiettivi e le nostre attività. Su un pezzo ovviamente siamo stati penalizzati anche noi, che è il mondo del retail, con la chiusura dei negozi, ma siamo riusciti a ripartire fortunatamente nel mese di maggio molto ma molto bene. Ecco, la digitalizzazione è forse uno dei suoi punti forti e allora anche forse il Covid ha aiutato un po' il popolo italiano ad essere più digitalizzato possibile. E ecco, questo che vantaggi ha per AQR e che svantaggi ci sono qualora ci fossero? Sì, la quarantena ci ha aiutato a velocizzare quei processi di digitalizzazione che avremmo messo in campo da qui ai prossimi 5 anni. Ed è quello che il gruppo AQR ha seguito in questi mesi ed ha accelerato insieme al mercato questa operatività. È ovvio che noi vogliamo diventare l'azienda digitale per eccellenza, che unisce la velocità del web a quello che è l'accoglienza della bottega sotto casa. L'imprenditoria italiana in cosa pecca oggi o ha peccato negli anni precedenti? Beh, io penso che ci sono imprenditori che guardano agli investimenti in modo conservativo, in modo scrupoloso. Io non sono un imprenditore fatto così, ma penso di essere un imprenditore che mette al primo posto il cuore, l'intuizione, le persone, soprattutto il valore delle persone. Quando ti circondi di persone che hanno competenze, che hanno valori importanti come i tuoi, allora quella visione che hai da imprenditore può essere tutto un acceleratore. E questo cerco di portare avanti. AQR dà una visione un po' più ampia di futuro. Allora spesso in Italia oggi c'è questo motto che si trascina: non abbiamo lavoro, non c'è lavoro. Ma secondo lei il lavoro invece cosa bisogna fare per averlo? Beh, il lavoro, io penso intanto che ci sono in Italia due realtà diverse, una che è quella del settentrione e una che è quella del meridione.
Il gruppo AQR vuole continuare, è partito dal meridione, dal sud Italia, io sono anche nativo calabrese e sono partito anch'io da lì. Voglio continuare a investire su quei territori, voglio contribuire alla crescita di quei territori proprio dando opportunità di lavoro ai giovani e alle competenze che hanno i giovani. Quindi secondo me il sud può essere un buon piano di rilancio per tutta l'Italia. Lei nasce al sud e parte da un'idea di sud, forse qualcuno le ha detto un'idea utopica, farlo diventare il cuore un po' di quello che è il mondo dell'imprenditoria italiana e non solo, perché lei poi si ispira ai modelli settentrionali per forza di cosa, no? Sì, l'ispirazione è quello dei grandi imprenditori che in settentrione hanno fatto ovviamente tanto bene e tanto per il paese Italia. Io però sono meridionale, nasco e sono orgoglioso di essere nato a Lamezia, una città calabrese, e voglio proprio dare il mio contributo alla crescita di quei territori, proprio perché secondo me i giovani di quei territori hanno molta fame di realizzarsi, proprio come ce l'ho io, e secondo me dobbiamo noi imprenditori sfruttare questa opportunità che ci danno i giovani del meridione. Progetti futuri di AQR o anche suoi, proprio in questa fase, quali sono, se si possono dire, se si possono svelare? Beh, sicuramente quelli di AQR li abbiamo già svelati e sono il primo progetto importante, è dare i 1000 posti di lavoro nel sud Italia entro i prossimi 12 mesi, e questo mi sembra un obiettivo sfidante ma sicuramente realizzabile. Gli obiettivi miei personali su altri fronti, su altre attività, ci sto lavorando e ho in cantiere un bel po' di idee che nelle prossime settimane insieme al mio staff lanceremo, e vogliamo sempre in quell'ottica continuare a dare una mano ai territori. In un mondo che è sempre più digitalizzato l'offerta è maggiore e anche la concorrenza. AQR cosa ha in più? Beh, AQR ha in più quello che ho raccontato fino adesso, il valore delle persone. Noi non dobbiamo mai perdere questo grande valore. Questo io lo tengo ben stretto, riservato da quando fatturavamo 1 milione a oggi che ne fatturiamo 85. E questo penso sia il volano di sviluppo per il futuro. Da piccolo, se le avessero detto che sarebbe diventato così, ci avrebbe creduto? Onestamente sì. Grazie. Grazie a voi.